video dei libri del mese di gennaio. Primo video del 2013 per quel che riguarda i libri. No, ho fatto già anche quello con i buoni propositi, quindi è il secondo. Però è il primo video dei libri del mese. È stato un mese niente male. Ho letto 2 raccolte di racconti, 2 romanzi, una guida turistica, anzi 2 guide turistiche e un libro fotografico. Andiamo più nel dettaglio. Guide turistiche. La prima è questa piccolina del Castello Reale di Neuschwanstein, che in realtà io avevo acquistato a Neuschwanstein durante il mio viaggio in Germania e che mi è servita per la stesura del post sul blog dedicato al castello. Infatti qua poi, vedete, ho studiato e poi ho scritto il post e l'ho pubblicato. Vi lascio il link qua sotto se vi interessa. È una guida, un dépliant, diciamo così, una brochure con la storia del castello, con la storia del re che l'ha costruito. Particolarmente interessante, particolarmente ben fatta, con delle foto molto belle. L'ho letta e ve lo dico. Seconda guida turistica che ho letto è questa, che è la guida Chatwin di Londra, edita Rizzoli, che costava 20 euro, ma io avevo preso in offerta prima di Natale a 9,90. Vi lascio, se volete, qui il link al video sulle idee dei regali di Natale, dove facevo vedere questa e quella di Parigi. Mi piace molto perché è in simil pelle nera, quindi sembra quasi una Moleskine e non una guida turistica. All'interno ha la cartina della città, che adesso non c'è perché è di là. La vedete molto usata perché l'ho portata chiaramente a Londra e l'ho trovata utilissima, veramente fatta bene. È divisa per... vabbè, c'è la pianta generale, un po' di informazioni sulla città, poi è divisa per quartieri, ogni quartiere ha la sua cartina e per ogni quartiere propone un itinerario dove vedere le cose principali del quartiere e in fondo ha poi l'ordine, in ordine alfabetico, tutti i monumenti e i punti di interesse con la storia e qualche informazione in più. Dopodiché ci sono la parte dedicata agli hotel, ai ristoranti, ai pub, a dove mangiare, a dove alloggiare e una breve parte legata alla storia della città. Ve ne parlerò un pochino meglio nel video delle 10 cose da fare a Londra, perché a Londra ho portato questa e mi è stata utilissima, quando lo pubblicherò, cioè quando lo realizzerò e poi lo pubblicherò perché non ho ancora avuto tempo, vi lascerò il link sia nell'info box che qua da qualche parte. Veramente, se trovate queste guide, le guide Chatwin, fatene, accaparratevele perché sono veramente buonissime secondo me, al pari di una Lonely Planet. Super! Veniamo poi al libro fotografico. Il libro fotografico è questo, L'arte del ricevere di Ladurée, edito Ippocampo, che costava 25 euro e io avevo preso da Feltrinelli. Anche questo ve l'avevo fatto vedere nel video sulle idee regalo per Natale e poi forse anche nel video con cosa ho ricevuto per Natale, perché era il mio autoregalo. È quadrato, morbido, e ha i profili delle pagine dorati che quindi danno questo effetto molto bello. E è sicuramente un volumetto un po' prezioso, una di quelle cose che è bello regalare o ricevere in regalo. Io me lo sono autoregalato e quindi è lo stesso. L'ho trovato molto carino. Niente di eccezionale, ve lo devo dire, però tutto sommato carino. Ci sono varie situazioni, dalla colazione per due al brunch, alle merende, i picnic, una cena di gala. Per ogni situazione, vedete, c'è una introduzione, un menù ideale, le ricette con le foto dei piatti che suggeriscono di realizzare. La parte che trovo sempre più interessante è quella poi dedicata al bon ton e all'etichetta della situazione, alle idee per gli allestimenti, che è sempre piuttosto breve, è sempre una paginetta. La cosa che mi ha veramente fatta scompisciare dalle risate è che spesso nei dolci non viene data la ricetta, bensì viene detto cos'è? Ordinateli al più vicino alla boutique Ladurée più vicina a voi. Vedete, tipo il Kugluf Alsaziano con praline rosa vi dice: ordinate questo dolce nel più vicino negozio Ladurée. E vabbè, e grazie.
Poi, vabbè, bellissime le foto, perché sono bellissimi gli allestimenti che hanno ricreato. Ci sono delle foto dei piatti assolutamente meravigliose da acquolina in bocca. Guardate che meraviglia. Anche questo vi dice di andarvelo a procurare dalla Durée. Quindi diciamo che per gli appassionati di arte del ricevere è un volumetto carino da avere in libreria. Per i patiti di La Durée è sicuramente una pubblicazione preziosa. Ecco, niente di imprescindibile, niente stratosferico. Un'idea carina come regalo, ecco. Due sono le raccolte di racconti che ho letto in questo mese, Le fiabe persiane e I racconti dell'età del jazz di Fitzgerald, entrambe due new entry nella mia libreria. Fiabe persiane, storie da bazar e caravanserragli della collana Mille e una fiaba, edito Giunti e pubblicato nel 2003. Io mi ero accaparrata questo libro alla svendita di quella meravigliosa libreria che c'era in città, a un prezzo stracciatissimo, costava di copertina 12,50 euro, l'ho trovata al 75% di sconto a 3,12 euro e non ho esitato neanche un attimo. Dal punto di vista della pubblicazione editoriale è molto bello, ha la copertina in questo meraviglioso tono di azzurro con questa cornicetta luminosa in argento molto bella e editorialmente niente da dire, è scritto in carattere grande, ci sono anche questi inserti che segnano la fine delle singole fiabe. La traduzione è tutto sommato fatta abbastanza bene. Veniamo al contenuto, è una raccolta di fiabe chiaramente tutte di ispirazione e ambientazione persiana. L'impianto è quello della fiaba classica, quasi della leggenda. In alcuni punti mi ricordava un po', le storie raccontate nella Bibbia, che è l'unico testo sacro che io abbia letto. Chi ha visto il video con i libri da leggere che ho nella libreria sa che ho anche il Corano e che mi riprometto di leggere anche quello. L'impianto, dicevo, assomiglia molto a quello delle parabole, ci sono dei personaggi fissi, c'è il ricco, il furbone, il povero che si arrangia, il truffatore, la ragazza onesta e questi personaggi vengono poi posti in situazioni differenti di volta in volta e ne emerge il loro carattere, alcuni emergono sempre in positivo, altri in negativo e c'è sempre poi l'espediente che va a risolvere la situazione. Sicuramente sono dei testi leggermente moraleggianti, quindi dove c'è sempre un qualcosa da imparare, c'è sempre un po' una morale conclusiva, un qualcosa per il miglioramento di sé. Sono sicuramente esempi da cui trarre insegnamento, quindi probabilmente vanno a rientrare in quel novero di racconti di tradizione, quindi che venivano raccontati probabilmente oralmente, questo spiega alcuni passaggi un po' ripetitivi, e che poi sono stati messi per iscritto. C'è sempre, per esempio, il re, il sultano o il califfo e ci sono sempre delle prove da superare, come vi dicevo, c'è sempre una situazione, un nodo da sbrogliare per arrivare alla situazione ottimale, spesso per riuscire a sposarsi, spesso per riuscire a conquistare la donna amata o più spesso per riuscire a diventare ricco, che è la cosa. Il chiodo fisso di tutti i personaggi è raggiungere il livello di ricchezza che poi permette di aprire una realtà commerciale, diventano quasi tutti mercanti, sposare una bella donna che gli dia una bella famiglia e vivere felici e contenti per sempre. Dicevamo, la traduzione è fatta abbastanza bene. Non so però quanto della difficoltà di lettura sia da addebitare alla traduzione e quanto invece alla forma classica, stilistica, dei racconti, perché sono a volte ripetitive, sono a volte di difficile lettura, scorrono un po' poco, ma potrebbe essere legato proprio all'origine orale delle fiabe, questo purtroppo non ve lo so dire. Però ho scoperto che c'è anche quella delle fiabe irlandesi, me l'ha detto la Manu. Ora dovrò cercare di procurarmela perché sono super curiosa di leggerla. Un altro libro da mettere in wishlist. Quindi, che dirvi? Se lo trovate a 3 euro, prendetelo. A 12,50 euro se siete degli appassionati di fiabe persiane, ecco, altrimenti. Ni. Ni.
È un libro da 6 al 7. E veniamo alla seconda raccolta di racconti, che è questa, I racconti dell'età del jazz di Francis Scott Fitzgerald, edito Newton Compton, prezzo di copertina 7 euro. Mi è stato regalato per Natale da mio fratello. Lo volevo perché dopo aver visto, come dicevo nel video dei regali di Natale, la recensione di Eva Luna sul tubo entusiastica di questa raccolta di racconti, l'avevo inserito in wishlist e mi era arrivata. Vi devo dire che mi è piaciuto parecchio. Credo di aver iniziato, no, bugia, non ho iniziato l'anno, ma l'ho letto subito appena mi è arrivata proprio perché la curiosità era grande. Sono racconti brevi, molto ironici, molto incisivi, che mettono a nudo in maniera a volte veramente cattivissima le crepe e le incrinature, le debolezze di questa fantomatica età del jazz che viene raccontata, diciamo così, che si manifesta come dorata, ma che poi in realtà sotto sotto ha delle crepe abbastanza profonde e tanto dorata non è. Quindi la domanda che sorge un po' al lettore è: ma questa età del jazz era veramente dorata come ce la vogliono come ce la vogliono raccontare? Chissà. Lo sfondo, bellissimo, è l'America degli anni 20, in particolare c'è New York, che è sfondo bellissimo, meraviglioso delle vicende di questi personaggi. Chi sono i personaggi? I personaggi sono i più svariati, ci sono gli scapestrati, ci sono gli uomini che tornano dalla guerra, c'è un po' di tutto. C'è veramente di tutto. Adesso volevo guardare un attimo nell'indice. Sono 11, sono 11 racconti divisi in tre sezioni: Le mie ultime maschiette, fantasie e capolavori non classificati. Tra l'altro, io dichiaro qui la mia ignoranza, non sapevo che Lo strano caso di Benjamin Button fosse uno dei racconti dell'età del jazz. E vi dirò che, avendo visto il film che io ho amato molto, il racconto mi ha un po' deluso. È quello che forse mi ha un pochino deluso. Gli altri li ho trovati molto belli. Ho trovato bellissimo Il diamante grosso come l'Hotel Ritz. Ho trovato molto carina I sedimenti della felicità. E ho amato assolutamente La strega rossiccia. Racconta genialmente, veramente, come solo Fitzgerald sa fare, le vicende di un bibliotecario, anzi di un libraio, che incontra questa meravigliosa donna con i capelli rossi che gli sconvolge la vita. Forse, o forse no, non si sa. Quello che mi piace moltissimo di Fitzgerald è che ha a volte il senso del paradosso. A volte si finisce il racconto e si dice: oddio, ma allora è successo davvero? Non è successo? Chi aveva ragione dei due? Lascia sempre il lettore in una posizione che lo pone nella condizione di pensare, di riflettere. Non sono racconti buttati lì per caso, sono racconti che fanno riflettere. Ogni racconto, tra l'altro, in questa edizione inizia con una breve incipit di Fitzgerald che racconta quando il racconto è stato scritto, perché, a cosa si è ispirato e dove è stato pubblicato inizialmente, e in alcuni casi anche come è stato accolto, e questo è molto divertente. Tra l'altro ci sono dei racconti assolutamente geniali, cioè ci sono delle parti in cui veramente uno dice: c'è un genio, per esempio il Tarquinio di Cheapside che riprende la figura di Shakespeare, ma il lettore si accorge solo alla fine che si sta parlando di Shakespeare. Non vi dico di più. Non vi dico di più perché è un libro che assolutamente vi consiglio, mi è piaciuto tantissimo. E quindi ringrazio Eva Luna sul tubo per il suggerimento, perché è assolutamente un libro da 9 per quel che mi riguarda. I racconti dell'età del jazz di Fitzgerald. Romanzi. Io ho cominciato l'anno leggendo quello che secondo me è il romanzo più bello che io abbia letto negli ultimi mesi. Infatti un po' mi dispiaceva quando ho girato il video con la top 10 dei libri più belli dell'anno e i buoni propositi per il 2013, perché questo lo avevo appena finito e non potevo inserirlo perché per onestà intellettuale questo rientrava nel 2013 e non nel 2012.
Ma è stupendo. Questo è uno dei libri che c'erano, che mi hanno inviato per il concorso letterario, che tra l'altro è terminato, quindi questo e l'altro romanzo sono gli ultimi due che mi hanno inviato. Questo qua, secondo me, meriterebbe di vincere il concorso letterario ed è un libro a cui io ho dato 10. Il romanzo è Il linguaggio segreto dei fiori di Vanessa Diffenbaugh, edito Garzanti, costava 18,60 euro, prezzo di copertina. Ed è edito 2011. È un libro stupendo, un libro veramente bellissimo, che è nato nell'aprile 2010, alla Fiera del Libro di Londra, e ha avuto un successo incredibile, nel senso che, come riportano non mi viene il nome. Vabbè, avete capito, come riportano qui, il 20 aprile 2010 la Fiera del Libro di Londra si sta concludendo e una celebre agenzia letteraria invia ai principali editori del mondo questo libro. Il 21 aprile Garzanti si muove e conquista i diritti per l'Italia prima che i diritti per gli Stati Uniti, quindi il paese originario dell'autrice, vengano venduti. Il 23 aprile c'è un'asta negli Stati Uniti, vinta da Ballantine Bantam Dell del gruppo Random House, che ha acquistato il libro per 1 milione di dollari. Il 26, quindi a una settimana dall'invio, in Inghilterra, 9 editori si contendono il libro, con un'asta che entra nella storia tra le più accese. A fine aprile, Francia, Spagna, Olanda, Germania, Russia, Giappone e molti altri. E nel 2011 viene lanciato contemporaneamente in tutto il mondo. In Italia esce nel maggio 2011 e la cosa meravigliosa è che quando lo hanno lanciato in Italia c'erano varie serie. Io ho quella col tulipano, ma cambiava il fiore sulla copertina. Cioè, sono sconvolta da questa cosa editoriale. Questa col tulipano significa in particolare dichiarazione d'amore. Nell'estate del 2011 è stato in testa alle classifiche e, come leggiamo qui davanti, un fenomeno senza precedenti, subito in cima alla classifica dei romanzi più venduti, l'evento editoriale. La decima edizione, 330.000 copie vendute. Dopo tutta questa tiritera di cui potrebbe non fregarvene niente, io vi dico che questo è un romanzo bellissimo. Se non lo avete letto, andate a cercarlo, procuratevelo. È stupendo, è di una delicatezza infinita. È veramente meraviglioso. Stavo vedendo se ritrovavo il mio pizzino, ma no. Comunque ce l'ho ben chiaro di cosa racconta. È la storia di Victoria, che è un'orfana, abbandonata da piccola, che si trova a cercare la sua collocazione nel mondo, in mezzo a famiglie adottive che non amano i bambini che adottano e in mezzo a situazioni che non le permettono di esprimersi veramente per quella che è, fino a quando non incontra una donna che l'accoglie in casa sua e le insegna a comunicare attraverso i fiori. Non vi dico di più, anche perché il romanzo si snoda tra presente e passato e quindi solo con il procedere della storia noi scopriamo cosa è successo nel passato di Victoria per farla diventare la donna che è. Vi dico soltanto che finito questo libro volevo comprare, cioè anzi mentre lo leggevo, ma quando poi l'ho finito volevo comprarmi un dizionario del significato dei fiori, riempire casa mia di fiori e vabbè, ma queste sono turbe mentali mie, probabilmente. In fondo, in allegato, in appendice, c'è il diario di Victoria con i vari fiori e il significato che i fiori hanno nel linguaggio dei fiori. È un libro molto delicato che racconta la storia, una storia di adozione, una storia molto delicata, molto bella, commovente. E profondissima, che sicuramente va a toccare dei punti cardine profondi all'interno del lettore e che io ho trovato assolutamente affascinante e mi piace da morire. Tra l'altro, giusto per darvi un'idea, qua sulla copertina si legge: non mi fido come la lavanda, mi difendo come il rododendro, sono sola come la rosa bianca e ho paura, e quando ho paura la mia voce sono i fiori. È poesia, è veramente un libro stupendo. Se ancora non l'avete letto, leggetelo. E poi c'è Il negativo dell'amore, di Maria Paola Colombo, romanzo edito Mondadori, costo di copertina 18 euro. Un libro molto bello, un libro a cui io ho dato 9. È uno stile coinvolgente, molto fluido. Racconta anche in questo caso una storia di bambini. Sono dei bambini difficili. C'è Chica, che è una bambina orfana di mamma,
Sto pensando a cosa posso dirvi senza spoilerarvi grosse cose, ma so che già nella trama viene detto, la prima riga proprio. Circa una bambina sopravvissuta che ha paura dell'acqua perché sua madre si è suicidata e, lanciandosi in un fiume e ha cercato di uccidere anche la bambina con sé. E porta i segni di questa ferita, porta dei segni interiori chiaramente e porta dei segni esteriori che la caratterizzano, che ne fanno una bambina diversa, una bambina strana che gli altri bambini non capiscono e che fa fatica a relazionarsi con gli altri bambini. E il secondo protagonista del romanzo è Walker, che è un soprannome chiaramente, che si ispira a Walker Texas Ranger, che è il suo idolo, che è un bambino con la sindrome di Down, che diventa un adolescente con la sindrome di Down, così come Chica da bambina diventa una adolescente che cerca di superare i suoi traumi infantili, e in particolare la paura dell'acqua che proprio la caratterizza. E poi c'è il terzo protagonista è il fratello di Walker, Jaco, altro soprannome, che è un ragazzo ribelle, un bambino ribelle, un ragazzo ribelle. E quello che spesso gli adulti definiscono sono tre bambini, anzi due perché Walker no, Jaco e Chica sono dei bambini cattivi. Beh, Maria Paola Colombo dimostra ancora una volta quello che io predico da anni, ossia che non esistono bambini cattivi. Esistono bambini lasciati soli, esistono bambini che non riescono ad esprimersi, esistono bambini che in questo caso hanno avuto un amore, hanno sentito un amore, una vicinanza e poi l'hanno perduta e non riescono a farsene una ragione. Questo è il messaggio per quel che mi riguarda del libro. I punti di vista sono due e sono molto diversi, quindi la narrazione si alterna tra il punto di vista di Chica e il punto di vista di Walker, che si trovano a vivere nella stessa città, a condividere determinati luoghi e a un certo punto le storie si intrecceranno. Sono due punti di vista molto distanti. Walker è un bambino che cresce in una famiglia che orienta la sua vita intorno a lui, con una mamma quasi fin troppo attaccata ai bisogni del ragazzino, del bambino e poi dell'adolescente. Chica è una bambina che cresce da sola con un padre distratto, con un padre che guardandola pensa alla moglie che si è suicidata. Sono tre bambini inizialmente che hanno davanti una vita difficile, con degli adulti che non sono in grado di metabolizzare la realtà e di rendergliela più digeribile e quindi sono dei bambini che devono arrangiarsi e capire un po' da soli come andare avanti. Sicuramente la Colombo ci introduce a un universo ricco e complesso, che è l'universo interiore dei bambini, di bambini molto diversi tra di loro, dicevo, ma che hanno in comune appunto questo elemento di amore, amore sentito, amore provato e poi amore perso. E il finale è bellissimo, chiaramente non ve lo dico, ma è veramente bellissimo. E vi dico un'altra cosa: è orchestrato benissimo la trama, proprio il dipanarsi della trama è organizzato benissimo. E c'è sicuramente una grande capacità dell'autrice di tessere le fila del racconto e di orchestrare il tutto perché il finale sia assolutamente a sorpresa e assolutamente toccante e meraviglioso. Quindi sicuramente questi due libri sono, cioè, straconsigliati, leggeteli assolutamente. Entrambi i romanzi letti in gennaio sono delle letture profonde, sono delle letture soprattutto che lasciano un qualcosa nel lettore, che fanno riflettere e quindi ve li consiglio molto. Avete visto come cambio tono, quando si parla di bambini vanno a toccare sempre delle corde che mi toccano molto. Bene, queste erano le mie letture, noi ci vediamo prestissimo, un bacione a tutti e buona lettura!